Ultima puntata del Decluttering e oggi parliamo di un argomento che sono sicura vi interesserà molto perché si parla di labbra, prodotti labbra. Ciao, io sono Laura e oggi facciamo l'ultima puntata del mio decluttering di metà anno. Ci sono già pubblicate sul canale le puntate dedicate ai prodotti per il viso e ai prodotti per gli occhi e oggi facciamo quello che sicuramente è uno dei più interessanti per voi, perché declutteriamo i prodotti labbra. Per prodotti labbra che cosa intendo? Matite, gloss, rossetti sheer, tinte, rossetti in bullet, insomma tutto quello che riguarda le labbra. Quindi, come al solito, io adesso metterò la ripresa dall'alto e vi chiedo di nuovo scusa per le mani, ma sono in un periodo un po' stressante per cui mi sono mangiata tutte le unghie e sono in una condizione pietosa. Però voi concentratevi sui prodotti perché quelli sono la parte interessante. E spererei di riuscire a fare un decluttering abbastanza cicciotto, spero. Anche perché mi sono resa conto che tante cose non le uso, quindi vediamo se ci riesco. Allora, eccoci qui, faccio la stessa premessa che ho fatto l'altra volta, e cioè non ho ancora avuto modo di riguardare le puntate precedenti, quindi probabilmente starò facendo degli errori di inquadratura che insomma saranno un problema in fase di editing, però vabbè, spero di riuscire a farvi vedere comunque qualche cosa. Allora, come partiamo? Partiamo dalle cose che sicuramente non declattero, che sono questi tre prodotti che sono ancora chiusi e sigillati, li devo ancora mettere in test, o meglio, questo Lisa Eldridge è il Velvet Dragon che mi avevano rimandato dalla casa produttrice, da Lisa Eldridge stessa, perché mi si era rotto il bullet dell'altro Velvet Dragon che abbiamo, adesso lo vediamo, e me ne hanno rimandato uno nuovo perché insomma erano dispiaciuti per l'accaduto. Madame Lip Stilo di nella colorazione Folie Café ancora non aperto e questo è Cockney di MAC, anche questo non aperto, però la formula la conosco ed è una delle mie preferite di questi dei rossetti, diciamo sheer che vanno di moda adesso, dai quali forse partirei subito. Ah, scusa, vi dico subito che sicuramente non declatterò queste due, perché sono, no, in particolare questa in realtà no, non delatterò questo perché è retro di MAC che ho inserito nel progetto 23-, quindi insomma lo voglio finire, ormai ci sono quasi, per cui lo tengo per questo, ma penso che non avrà ancora una grossissima vita. Allora, partiamo dai gloss, vediamo se riesco a trovarli tutti. E dovrebbero essere tutti questi, dopodiché facciamo i rossetti sheer. Allora, i gloss sono questi. Lifter Gloss è tra i 23 in meno da finire, quindi voglio finirlo e quindi va bene. E questi qui anche non li voglio declatterare, sono due gloss un po' particolari, uno di House Laboratories, questo qui più scuro, mega pigmentatissimo. Molto bello, e uno invece è questo qui di LA Girl. Mi pare che è LA Girl, si è cancellato tutto. Sì, vabbè, comunque questo olografico, insomma, sono particolari, li voglio tenere. E poi invece ho due praticamente lip oil, se vogliamo chiamarli così. Questo è un, no, questo è più proprio un gloss di normale, insomma, che andrà a sostituire quello di Lifter Gloss quando sarà finito, e questo invece è un lip oil di Catrice, scusate, di Essence, molto carino, e questo pure lo conto di tenerlo, insomma, è l'unico lip oil peraltro che mi è rimasto, quindi lo tengo. Passiamo ai rossetti, intanto tolgo gli swatch, ai rossetti questi sheer. Scusate, intanto mi rendo conto che è tutto un po' zozzo. Allora,
Declattero questi due, che sono questo di Huma Beauty Natsu Mika, che è tutto rotto. Io, come vi dicevo, non sopporto più, come vi ho detto tante volte, non sopporto più questi prodotti quando si rompono, e infatti declatterò anche questo qui di Clio, che invece è Antoinette, e li declattero, non li posso più sopportare. Non declattero questo Lip Toy, anche se non lo sopporto, perché l'ho messo nel 23 in meno e lo voglio finire. E anche questo nel 23 in meno, oddio, tutto zozzo, di NARS, e il Orgasm, che è un colore che su di me sembra la morte in vacanza, ma faremo finta di niente, lo terrò. In estate mi piace di più, ve lo dico sempre, quindi questa forse sarà l'ultima estate, ma per quest'estate ancora lo tengo. Invece ottimi tutti questi altri. Allora, no, devo dire la verità, questo sì, lo tengo, è Huma Beauty Bahia, e va bene, sta nel 23 in meno. Questo qui anche sta nel 23 in meno, è On Fire, sempre di Huma Beauty, che come vedete è rotto, conto di usarlo le 10 volte e poi lo declattererò, farò la fine di quelli alti, quegli altri rotti. Invece questi sono tutti quelli che tengo, più un altro paio che ho in borsa, di quelli sheer, un po' perché sono in testa, un po' perché sono nuovi. Abbiamo Clinique, Wet n Wild, Tarte, Astra, Elf, Lisa Eldridge, i Luxuriously Lucent, quindi la versione appunto di queste sheer idratanti, luccicanti, sbrilluccicanti. Questi li tengo tutti, dicevo, un po' perché sono relativamente nuovi nella collezione, un po' perché sono spesso ancora in test e quindi li teniamo. Vediamo un attimo le tinte e poi passiamo a matite e matitoni. Allora, tinte che sono nel 23 in meno, scusate, questi sono più sporchi degli altri prodotti, non so perché. Tinte che sono nel 23 in meno e che terrò per quest'estate, per usarle quest'estate, poi magari proverò a fare un ragionamento più in là. Sono la tinta Mood di Ripar, ottima tinta, devo dire, molto sottile, molto longeva, e anche l'Ever Liquid Lipstick, anch'esso sottile e leggero. Io non riesco più tanto a sopportare le tinte sulle labbra, ma questi diciamo che ci riesco abbastanza. E mi a malincuore li butto proprio perché sono vecchi, i due Astra Hypnotize che avevo nelle colorazioni Diva e Gossip Girl. Queste sono le più vecchie che ho di colorazioni, sono diventate troppo vecchie, io mi rendo conto che non li uso proprio, si stanno anche un pochino diventando un pochino più gnocchi e pesanti, e quindi niente, è ora di metterli, di darli via, cioè di buttarli, quindi li butto. E do via, questa forse la mando al Circolo Pink, che come vi avevo raccontato nei due video precedenti, sono i destinatari di tanti di questi prodotti. È un circolo che si occupa di rifugiati LGBT, dell'accoglienza di rifugiati LGBT, e di solito quando faccio decluttering gli mando le mie cose, quindi questo andrà a loro. Questo era di NYX Sleep Tease, è molto bello il colore ma non lo uso, quindi è meglio se non lo tengo. Invece tengo, perché mi piace molto la formula, questo qui di Armani, è anche un colore molto alla Laura, diciamo che lo tengo quando voglio una cosa un pochino più strong. E tengo anche Astra, l'ultimo che ho, gli ultimi che ho comprato, che sono Game Changer, che sono quello che è quello con l'acido ialuronico, e il Lip and Cheek più chiaro, che si chiama Savage. Questi li tengo, così come tengo anche il lip oil di Rare Beauty, che non è un lip oil, è una tinta, di fatto. Si comporta come una tinta, anche un po' come dire, lo stesso feeling sulle labbra. La colorazione è Serenity, da questa qui. E anche questo lo tengo perché me l'ha regalato Claire Beauty Addict, e quindi lo tengo. Questi qui rimangono. Poi passiamo invece, anzi facciamo prima le matite, che io avevo diviso, matite e matitoni, che io ho diviso per colore. Vediamo se riesco a farvi vedere tutto. Provo a togliere un po' di swatch, così magari qualcosa lo riusciamo a vedere anche swatchato. E io le avevo divise, ah vedete, guarda, vi faccio vedere un po'
Che cosa succede? Perché io adesso mi sono tolta gli swatch. Vedete che questa è la tinta di Rare Beauty, è il lip oil di Rare Beauty che ha lasciato tinte le labbra. È di fatto a tutti gli effetti una tinta, quindi. Allora, Colourpop. E io questi credo di mandarli via perché mi rendo conto che li uso, non li uso, la formula mi piace molto ma sono dei colori che uso molto poco. Allora, Ziggy è questo qui, che si è pure rotto, questo mi sa che lo butto proprio perché sì, appunto, va bene, non riuscivo neanche più a rifarlo entrare, quindi questo va buttato, via. Lo buttiamo proprio, non lo mando neanche al circolo pink. Invece questi due, che sono nelle colorazioni Secret Stash e Nyxed, molto carine, questi conterei di mandarglieli. Sono in migliori condizioni e sì, gliele mando a loro. Poi, do via... Mi sono stufata, le mando sempre a loro, questa qui che si chiama La Vintage Vibes Out of Time by Basic Gaia. Allora, tengo il rosino, l'unico rosa che ho, che è questo qui di Lord & Barry, che mi avevano omaggiato alla Closerie di Ostia, quindi questo lo tengo, che è un colore che non ho tanto. E tengo anche questo un più marroncino di Chicory di MAC. Tengo i due matitoni di Maybelline che mi erano rimasti, gli unici due che mi sono rimasti, che sono On Your Empire, molto bello e molto alla Laura, questo lo uso tanto, e quindi On Your Empire lo teniamo, e anche quest'altro che si chiama Make It Happen, che è ancora più nuovo. Molto bello il colore, quindi lo teniamo. Poi dopo li rimetterò per colorazione, sì, insomma, li dividerò per colore. Questo lo regalo, è la matita pastello labbra marmotta, la do via al circolo pink. Do via al circolo pink anche questa, che è lo Sculpting Lip Liner di Astra nella colorazione. Chi lo sa? Non lo vedo più. Due, eccolo qui. La regaliamo. Invece tengo le matite di MAC, mi piacciono molto, quindi cerco di tenerle. Questa qui è Spice. Molto carina. Anche se si sta un po' rovinando, però questa è di tempero. Questo anche la tengo perché la uso abbastanza. È Tartan di Neve Cosmetics, che pure è una bella, insomma, un bel colore. Tengo anche questo qui, che invece è un pochino più rosso, sempre delle Astra Waterproof, questo Sculpting Lip Liner, nella colorazione, qui la colorazione non si legge, mi sa che era 13, e tengo anche questa qui, che è l'ultima, l'unica scura, scuronissimissima che ho, che era simile un po' al colore che ho messo via, che ho dato via di Colourpop, che è quella di House Laboratories, si chiama Rip Lip Liner nella colorazione Slayer. Queste le tengo, e tengo anche, questa è quella che uso più spesso di tutti, che è Brick di MAC. Quindi queste sono le matite che terrò, quindi ne ho, insomma, però un po' le ho tolte, le ho date via. E adesso passiamo invece ai rossetti veri e propri. Allora, partiamo su, Madonna, qui è tutto zozzo. Madonna, che ho fatto? Che casino! Allora, sono incacchiatissima perché avevo fatto tutto, anzi no, quasi tutto, metà decluttering, più di metà, tre quarti di decluttering, e è successo di tutto. E il cellulare aveva la memoria piena e non ha registrato, si è cancellato un pezzo, vabbè, insomma, ricomincio da capo con i rossetti liquidi, con i rossetti in bullet, con i quali vorrei essere, e avevo provato, già iniziato ad essere un po' più cattiva. Quindi, vabbè, credo di aver già detto
Vabbè, e semmai lo ripeto, perché questi erano tra quelli, tra i rossetti Sheer, quindi li declattero, li butto questi due perché sono proprio distrutti, Antoinette di Clio e Nozzo Mica di Uma, e butto anche, no, questo è quello nuovo, il vecchio Velvet Dragon perché ho il nuovo. Che insomma che funziona. Questo magari provo a inviarlo comunque alle Pink Refugees. E questo invece lo tengo. Passando ai freddi, allora freddi e scuri. Facciamo prima i freddi, vediamo un po' se li trovo. Questi dovrebbero essere gli scuroni. Così, allora. E for Effortless lo tengo perché è uno dei miei rossi, un rosso che mi piace moltissimo. Invece do via Kyoto Red, mi piace molto, ma questo mi rendo conto che non lo uso moltissimo. Magari lo faccio sempre un check con le Pink. E stessa cosa, mi piace molto, ma non lo uso mai. Red Carpet, e quindi lo do via. E questo pure non lo uso mai, è Stay Boss di Spora, gli Spo Rouge, Spora per Lila, quindi niente, questi li regaliamo. E invece tengo questo bellissimo Skyscraper Rose di Lisa Eldridge, questi non mi ricordo come si chiamano, ma sono quelli super saturi di colore. E faccio subito anche gli scuroni perché tanto per lo più li tengo e sono 35 mm di Pat McGrath che tengo perché è troppo bello e Paramount di MAC nel finish satin e Sin troppo simile Sin lo mando via. E invece Diva, di MAC, Diva è uno dei miei colori preferiti di MAC, lo teniamo. Sembrano molto simili, però Diva è leggermente più matte, non so se si coglie, e hanno un sottotono anche leggermente diverso. Però siccome Diva è uno dei miei colori preferiti, se anche ne ho diciamo, un backup simile, non mi dispiace comunque. Ok. Passiamo ai... No, facciamo subito qui anche i più, diciamo, aranciati. Anzi, i rosati facciamo. E li metto qui. E sono Mom, I Am a Rich Man di MAC, che tengo. Brave di MAC, che do via. Questo l'avevo salvato dal... Back to MAC, idem per Whirl e idem per questo qui che è Bricola, che peraltro si è anche mezzo spaccato. Però questi ultimi tre io li do via, li mando alle Pink perché veramente sono colori che non utilizzo, cioè sono troppo spenti per me, non sono adatti. Quindi passiamo, mi pulisco. E facciamo subito un passaggio ai rossi un po' più forse interessanti, o quantomeno quelli che a me piacciono di più, quindi sarà più difficile, però voglio comunque fare un po' di pulizia se riesco. Allora, partiamo con i coralli. Questo è si chiama Roleplay di Milani e questa la vorrei tenere perché è una formula che in realtà ho testato poco e il colore mi piace molto, per cui non vedo perché darlo via. Do invece via questo qui che è un colore che mi piace un po' meno perché è un pochino più freddo dell'altro. È la linea Velvet Lips di Astra, la colorazione dovrebbe essere la 03 e lo do via perché mi rendo conto che non lo uso moltissimo. Poi i marroncini, anzi, passiamo ai rossi, quelli un pochino più sempre. Questo è uno che mi ha mandato
Simona Mushroom Simu, quindi nuovo, si chiama Charlotte e lo tengo, lo metto insieme a quelli un po' più freddi. Poi ho Chili, che è uno di quelli che ho finito e ricominciato, per cui è un colore che mi piace e tengo. Poi ho, questi sono tutti le scuole di chili, quindi ho Test Chili, quindi tutti i finish, questo è il finish Love Me Lipstick e il finish, questo è Devoted to Chili ed è il finish Velvet, come si chiamano? Powder Kiss, scusate, che è la linea un po' vellutata di MAC. Questi li teniamo. E poi passiamo ai marroncini. Allora, marroncini ho Flash 5, Pat McGrath, penso di tenerlo. E questo è, come si chiama? Walk of No Shame di Charlotte Tilbury. E diciamo che lo tengo. Poi ho, bellissimo questo, Velvet Cinnabar. Ah, ma pure questo si rompe, uffa. Ok, no, forse non si è rotto. Velvet Cinnabar sempre di Lisa Eldridge. E invece questo è un finish. Il finish si chiama Blitz Trance di Pat McGrath. La colorazione è Flash 3. Non è un colore che è particolarmente adatto a me, però questo finish me lo fa comunque apprezzare e vorrei provare a utilizzarlo di più. Quindi proviamo a tenerlo. E adesso passiamo ai rossi Laura, cosiddetti rossi Laura, che sono l'ultima categoria e sono questi qui. E questi io non voglio, posso immaginare che, insomma, non ci sarà un grande non ci saranno grandi sorprese, perché Spice It Up lo teniamo, è sempre della linea Lasterglass, che sapete, appunto, ormai ve l'ho detto tante volte, mi piace e tanto. Questo è Viva Glam 1, un super classicone di MAC, stupendo. Questo però lo mettiamo insieme ai marroncini, così faccio anche un po' di ordine. Questo è e Viva Glam 26, che è un pochino più neutro di quello che sembra qui, quindi lo lascio qui tra i rossi Laura, va. Poi c'è Elson di Pat McGrath, stupendo, beh, veramente molto bello. Poi c'è Dubonnet di MAC, che qualcuno mi ha detto che sta per essere discontinuato, la cosa mi crea non pochi scompensi. E poi questo che è Red Carpet Red di Pat McGrath, scusate, di Charlotte Tilbury. Adesso devo fare rimettere in ordine di tonalità, perché così almeno so che cosa prendo quando prendo. Metto i true red e i colori marroncini. Vabbè, comunque, questo era tutto quello che avevo da farvi vedere e da declatterare per quanto riguarda i rossetti in bullet. Quindi adesso torniamo all'inquadratura e facciamo un recap, all'inquadratura di faccia, diciamo, e facciamo un recap. Allora, eccomi qui per chiudere, sono abbastanza soddisfatta. Ho tolto tre matite che manderò al circolo pink, tre matitoni di cui uno lo butto e due li mando al circolo pink, e poi un rossetto liquido che do al circolo pink e due invece, oddio, che butto, che sono questi, e butto anche questi due ancora. Sto facendo un disastro. Butto ancora questi due, quindi via. E poi ho 2, 4, 6, 8, 9 rossetti in bullet di vario genere da mandare al circolo pink. Quindi diciamo che
è un buon bottino. Sono abbastanza soddisfatta di com'è andata. E credo di essere stata abbastanza severa ma giusta, diciamo. E quindi sono molto soddisfatta. E fatemi sapere se voi che cosa ne pensate. E se avreste buttato qualcosa in più rispetto a quello che ho fatto io. E diciamo che adesso me li sto dividendo per colore in modo che sia più semplice poi fare i miei basket, perché come sapete, se non sapete ve lo spiego adesso, ogni mese io faccio il basket del mese in cui mi concentro su alcuni prodotti e i rossetti di solito li metto per colorazione, quindi ne metto uno dei Rossi Laura, uno dei, che ne so, una tinta, una matita, un rosso più scuro, una cosa del genere. E quindi adesso me li sto organizzando in modo da poter fare bene questa cosa, perché come vi dicevo vorrei provare a fare un basket ragionando con voi su che cosa mettere. Quindi va bene, finito il decluttering di metà anno, sono molto soddisfatta e adesso editerò, spero nel giro di pochi giorni di riuscire a metterlo online. Se questo tipo di video vi piace, mettete un like, come sempre, perché così io capisco che devo continuare a farli. Se vi va, lasciate un commento. Se io vi sto simpatica, iscrivetevi al canale. E sempre se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!